Paterno, General Manager di Pry Group. Gaetano, aspettative per questa fiera, ovviamente anche in proiezione, soprattutto in proiezione 2023, no? Beh, una bella aspettativa, ripartiamo dopo qualche anno di buio e abbiamo tanto entusiasmo perché sicuramente si respira aria di ripresa e di voglia di riscattarsi un po'. Con un bel po' di nuovi prodotti, delle belle novità sul mercato, cerchiamo anche noi di dare il nostro contributo. Si riparte, ma la verità è che voi non vi siete mai fermati, anche se con bel 2021 continuate a crescere. Assolutamente, infatti eravamo qui nell'edizione del 2021 a Leima e siamo stati tra quelli che ci hanno creduto e abbiamo fatto anche l'edizione 2021 e comunque a livello lavorativo assolutamente no, devo dire che sono serviti anche questi anni per rivedere un po' di cose e cambiare un po' la prospettiva del lavoro in funzione dell'evoluzione del mercato. Voi che avete fatto il principale passo in avanti in questo periodo, in questi ultimi anni? Ma intanto l'acquisizione, abbiamo acquisito un'azienda, un marchio che è la MAB, vogliamo incentivare il fronte delle piccole macchine agricole da giardinaggio made in Italy e quindi e anche con delle novità di alto valore tecnologico nel mondo dei generatori e dei motori, quindi diciamo che stiamo spingendo più leve contemporaneamente. Le novità dello stand? Le novità che ci propone dello stand? Abbiamo delle novità importanti nei motori, abbiamo alzato la stima della cilindrata portandola a 1000 come cilindrata massima nel motore benzina, nei generatori stiamo proponendo un allargamento degli inverter e abbiamo gli unici sul mercato ad avere i silenziati generatori inverter con il controllo da remoto, che è una novità sul mercato. Visione per il 2023 è troppo lontano, in realtà è dietro l'angolo, facile prevederlo, leggerlo in anticipo? E con tutta la prospettiva che si vuole, la proiezione, oggettivamente ci sono una serie di meccanismi al momento in atto che non ci permettono di guardare troppo in là. E noi ce la mettiamo tutta anche da un punto di vista di iniziative, però c'è da dire che ci sono negli ultimi tempi una serie di sconvolgimenti sull'asset economico globale che non ci consentono di avere una lunga prospettiva. Intanto noi stiamo continuando a investire sul nuovo e su altri mercati.